L'ordine del giorno della conferenza permanente dei sindaci della provincia di Palermo, con la quale si esprime contrarietà alla costituzione della SRR. Ritengono che la costituzione della suddetta SRR non garantisca la qualità del servizio e la tutela dell'ambiente, violi la sentenza della Corte Costituzionale numero 199 del 20 luglio 2012, considerano che i comuni debbano poter scegliere tra una gestione diretta del servizio e una gestione in forma consorziata per far fronte alle diverse esigenze del territorio, dichiarano il proprio voto contrario alla proposta di delibera numero 102 del 3 agosto 2012 per i motivi esplicitati in premessa, fanno voti affinché il nuovo governo regionale modifichi in tempi rapidi la norma nel rispetto della libertà di scelta dei comuni e della sentenza numero 199 del 20 luglio 2012 della Suprema Corte Costituzionale. Cefalù, 17 settembre 2012, firmato i consiglieri comunali all'unanimità. Quindi, come atto naturalmente formale, dopo la sottoscrizione del documento, vi chiedo di confermare con il vostro voto. Quindi, chi è favorevole alzi la mano. Il documento è approvato all'unanimità. L'avete tutti in distribuzione, credo, quindi qualcuno stava facendo le fotocopie, però. Quindi un attimo di pazienza, stanno facendo le fotocopie. Ha ragione naturalmente la segretaria, che mi richiama a un obbligo che dobbiamo adempiere, e dobbiamo mettere in votazione la deliberazione che abbiamo prima letto, la proposta di delibera del Consiglio Comunale del 3 agosto 2012 numero 102. Quindi metto ai voti la proposta di delibera, chi è favorevole alzi la mano. Nessuno favorevole, quindi tutti contrari. La proposta di delibera è bocciata. Ma non mai sono mai direttamente esecutivo. Colleghi consigli. Consigliere Fatta, una cosa l'approvazione del documento, un'altra la proposta di delibera che conseguentemente andava bocciata. Va bene, va bene. Il punto 4, scusate. No. Il punto 4 all'ordine del giorno, naturalmente avrete notato che c'è stato un piccolo refuso nell'ordine del giorno, si tratta di riapprovazione del rendiconto esercizio finanziario 2008. Su questo punto c'è una comunicazione da parte della segretaria. A seguito dell'approvazione dello schema da parte della Giunta, abbiamo trasmesso gli atti al Collegio dei Revisori, che si è già riunito, ha iniziato i lavori, non hanno ancora concluso, procederanno domani, sperando di ottenere il parere quanto prima. Quindi a seguito di questa comunicazione importante da parte della dottoressa Sergi e come stabilito nella conferenza dei capigruppo, per dare tempo a tutti i consiglieri di poter approfondire la materia per almeno questi altri due giorni, rinvio la seduta all'altro giorno che era già stato stabilito, al 19 alle ore 20. Grazie colleghi consiglieri, la seduta è rinviata al giorno 19 alle ore 20.